Giungere a Tindari, a picco sul profondo mare blu della Sicilia, è un'esperienza che non si dimentica. Siamo in provincia di Messina, vicino alla cittadina di Patti. Sulla sommità del monte, dietro le curve della strada che vi si inerpica, appare maestoso e sorprendente il santuario dedicato alla Madonna Bruna. L'attuale grande tempio, realizzato recentemente grazie anche alle offerte dei fedeli, custodisce al proprio interno la piccola chiesa cinquecentesca, a sua volta ricostruita sulle rovine della precedente, distrutta dai pirati. Tindari deriva da Tindaro, personaggio mitologico dell'Etiopia. Ci fu infatti qui una grande città greco-romana, Tindaris, le cui rovine maestose ancora si ergono fra la macchia mediterranea, le querce e i pini profumati. Nella zona di mare proprio sotto il santuario, alcune lingue di sabbia dorata formano una piccola laguna incantata. Qui la tradizione racconta del ritrovamento di una cassa contenente la statua lignea della Vergine, abbandonata dopo una tempesta da una nave. È un santuario strano perché non ha da raccontare miracoli e non ha da additare veggenti. A Tindari la gente viene perché vuole fare, mi si lasci passare la parola, pausa, vuole staccare, vuole incontrare la Madonna e lo dice. Vuole come fare un bagno nelle proprie radici, nella propria dolcezza, nei ricordi. Un bagno di fede. Ma la religiosità popolare, non sono io a dirlo, è un luogo della parola di Dio, lo dice in un documento solenne l'Episcopato dell'America Latina. Quando l'ho letto per la prima volta, sono saltato sulla sedia, ma guarda un po', ho pensato, è sempre quello che ho pensato, però rivestito di parole adatte. La diocesi di Patti conta 165.000 persone. Ogni anno a Tindari passano attorno a 1 milione di persone. Non so se mi spiego. Magari nelle parrocchie non si va. Magari nelle parrocchie si va con qualche distinguo, con qualche difficoltà. Di solito l'atteggiamento delle persone è di vera partecipazione. Magari non sanno rendere questa partecipazione, questo sentimento con parole, ma c'è. A me è capitato di incontrare delle coppie di sposi con un bambino che si vedeva appena nato. Ne ricordo uno in particolare, era uno di questi mesi molto caldi, e mi sono avvicinato e ho detto, ma come mai con questo caldo? Dicevo, non siamo andati ancora a casa, veniamo giusto dalla clinica. E ma dico, signore, no, io dovevo qui venire. E portava il bambino o la bambina alla Santa Madonna, la Madonna Nera, perché la sua benedizione, la sua mano, la sua ombra lo deve proteggere per tutta la vita. Detto con un sentimento, con una convinzione che veramente ci edificano, mi edificano.
Questo luogo è un luogo di grande afflusso di persone. Quello che è importante nei santuari, come diceva il Papa, i santuari sono le cliniche dello spirito. E vediamo tanta gente che viene a confessarsi, anche perché io suppongo, penso, entrano un po' nell'anonimato. C'è gente che da 40 anni non si confessa, da 30 anni, dei giovani in modo particolare, a cui tante volte io pongo la domanda e dico: ma senti, ma tu sei contento della vita che conduci? E mi rispondono: non sono contento, io voglio cambiare. Ecco, tutto questo ci dà davvero delle gioie, delle soddisfazioni, perché riconosciamo che il Signore e la Madonna li chiama davvero. E questo luogo è un luogo proprio di, come dire, di svuotamento della propria vita passata per rinnovarsi per il futuro. Qui ci sono le difficoltà e non sono poche, perché tanta gente viene per curiosare, tanta gente, ecco, non comprende che è un luogo sacro. Tanta gente viene davvero per pregare, è la maggioranza, la maggior parte che viene per pregare, e quindi il personale del santuario che deve stare attento, che deve vigilare, che deve avere le dovute forme di accoglienza, o se occorre qualche volta anche un richiamo con molta discrezione per dire: per favore si copra, per piacere, ecco, anche se noi teniamo dei foulard in fondo alla chiesa, perché possano entrare decentemente, perché del santuario non ne facciano una piazza, o per dire: fate silenzio perché c'è gente che vuole pregare. Ecco, è difficile, queste cose sono pesanti, e perché ogni persona pensa di ottenere ciò che desidera. Non è possibile, ma questo neanche in famiglia credo che sia possibile. Immaginiamo in un luogo le cose possibili, cerchiamo di farle, ma le cose che non è facile concedere, noi non possiamo farle. Ecco, difficile gestire il santuario. Essere santi e immacolati al suo cospetto nella verità. Questo giorno di cui ci parla il Vangelo dice: Signore, ma che devo fare di buono? Abbiamo a che fare con persone sempre diverse nel corso dell'anno, con persone che vengono qui per motivi diversi, svariati, dal bisogno della direzione spirituale o della confessione, ai sacramenti, a una guida, un aiuto di ogni genere, e questo ci porta a doverci confrontare con realtà continuamente nuove. Da una parte ci impedisce di seguire un cammino costante con alcune persone, con una comunità. Dall'altra parte però ci dà la possibilità di svolgere il nostro ruolo nel servizio e nella disponibilità dell'accoglienza, per prima cosa. In realtà il santuario è anche parrocchia, quindi ha una piccola comunità di persone che stabilmente vi vivono e alle quali anche dedico parte del mio tempo, soprattutto gli ammalati, i pochi bambini e i pochi giovani che ci sono. Però ecco, evidentemente tutta la parte restante, la maggiore del tempo, è dedicata proprio all'accoglienza dei pellegrini. Chi arriva a Tindari ha subito una percezione dell'imponenza e del fascino di un'antica civiltà che precede il santuario in cui noi viviamo e che precede in qualche modo anche lo stesso arrivo del cristianesimo nell'isola della Sicilia, perché Tindari è un'antica colonia greca, per la precisione dorica o spartana, fondata nel V secolo a.C. appunto da emigrati dalla Grecia. Divenne una città molto fiorente nei secoli precedenti il cristianesimo, sia in epoca greca che dopo in epoca romana, tanto che ad esempio uno dei più grandi scrittori romani come Cicerone la chiamava la città nobilissima e dedicò a Tindari molte delle sue attenzioni quando venne in Sicilia, difendendola contro uno dei governatori della città che aveva depredato, praticamente saccheggiato, le enormi ricchezze dell'antica città. Questo dice anche l'importanza che la città aveva in epoca antica.
un'importanza testimoniata oggi, per quello che possiamo ancora percepire, dai resti dell'antica città greca che sono stati portati alla luce, in particolare il teatro greco ancora fruibile, dove ancora si svolgono rappresentazioni dell'antica civiltà greco-romana, la basilica, il ginnasio dove si svolgeva la vita civile, sociale della città, e poi le imponenti mura, parti delle quali sono crollate in mare o comunque o per a causa di un frano o di un terremoto sono andate perdute. Difatti Tindari cominciò a decadere in epoca cristiana, ma molto in epoca abbastanza tardiva, perché fino al V-VI secolo siamo certi che Tindari era già divenuta una città cristiana e per giunta sede vescovile. Sarà il periodo della dominazione araba a gettare un velo un po' di silenzio sull'antica città di Tindari, unitamente forse a fenomeni naturali cui accennavo, come terremoti o frane che fecero crollare in mare parte della città. Essendo qui su un promontorio, chiaramente la città si poteva distribuire e organizzare solo sullo spazio che c'era, quindi crollandone parte, evidentemente buona parte della città andò perduta. E difatti, dopo il periodo della dominazione araba, inizia questo periodo di silenzio che Tindari vive e che viene risvegliato solo dall'arrivo, per noi miracoloso, della Vergine Bruna, della Vergine Nera. Questa immagine giunse qui proprio come una Madonna nera e tale fu accolta dalla fede del popolo che ancora abitava a Tindari. La tradizione orale supplisce evidentemente alle lacune della storia, della storiografia ufficiale, e ricorda il rinvenimento miracoloso di questa immagine sulla spiaggia sottostante il promontorio di Tindari. Questo ritrovamento fu seguito dall'accoglienza dell'immagine della Madonna portata solennemente in processione dal popolo dei pescatori qui sull'antico promontorio e collocata nel punto in cui sorgeva l'acropoli della città greca. Essendo qui il santuario di fronte proprio al teatro greco e agli scavi archeologici, nel punto più alto si dimostra che evidentemente qui dovevano sorgere i templi pagani. Qui nell'antico santuario cinquecentesco notiamo la volta affrescata da Alessandro Abate, uno dei principali decoratori catanesi di fine Ottocento, che nel 1949 viene chiamato ad affrescare la volta con il trionfo della Vergine e le sante siciliane, Santa Febronia, Santa Agata e Santa Lucia e Santa Teresa d'Avila, e realizza anche tre grandi teleri che raccontano la vicenda leggendaria dell'arrivo della statua della Madonna Nera sulle rive tirreniche. Si tratta di un topos tipico della cultura popolare meridionale. Una nave, malgrado il vento a favore, non riesce a percorrere la sua rotta. Qualcosa la tiene ferma, ancorata alle rive del Tirreno, fin quando i marinai si accorgono che l'impedimento al proseguimento del viaggio è proprio la statua della Madonna Nera, che a forza scaricano dalla nave e portano sulle rive. A quel punto la nave può ripartire senza alcun impedimento. Gli affreschi, le pitture di Abate ripercorrono questa vicenda con appunto la cassa con la statua scaricata dalla nave,
con la statua venerata dalle popolane e dai popolani in riva sulla spiaggia di Tindari, e per finire con la grande processione che si avvia sulla collina del santuario. Successivamente il santuario fu leggermente ingrandito e vi fu aggiunto l'altare in cui era collocata l'immagine della Madonna, che divenne poi in seguito altare maggiore della chiesa, perché l'orientamento probabile era invece quello molto più piccolo del transetto. La chiesa invece fu ampliata e fu aggiunto l'altare maggiore. E qui Tindari diventò sempre più man mano un centro di propulsore della fede e della devozione a Maria per il nostro popolo, non solo della diocesi di Patti, ma anche per l'intero popolo siciliano, come dimostrano gli ex voto che possediamo e i numerosi pellegrinaggi ormai centenari che anche dalla regione ionica dell'isola si muovono verso il nostro santuario regolarmente ogni anno a piedi, rinnovando una tradizione ormai inveterata. Questo dice chiaramente come il legame della popolazione alla Madonna di Tindari non si è limitato alla sola zona nebroidea in cui noi ci troviamo. E difatti oggi, nella metà degli anni 50, soprattutto grazie all'opera del vescovo Monsignor Giuseppe Pullano, fu concepito il progetto di realizzare un nuovo grande santuario, proprio per accogliere il numero sempre maggiore di pellegrini che vengono qui al santuario e che rendeva impossibile praticamente svolgere il culto, la preghiera nell'antico piccolo santuario. Ne era una dimostrazione pratica il giorno e la sera della festa della Madonna, quando il 7 settembre si praticamente raduna qui al santuario una massa enorme di migliaia di persone e si era ottenuto dalla Santa Sede il permesso di celebrare la messa a mezzanotte e poi ad ogni ora fino al mattino, proprio per soddisfare il bisogno di tutti, almeno di poter entrare in chiesa, di poter venerare l'immagine della Madonna, partecipare alla messa e uscire, proprio perché non si aveva per tutti la possibilità di un'accoglienza. Ai piedi del santuario, sotto la roccia su cui esso sorge, c'è questa zona bellissima. È una specie di laguna con lingue di sabbia, alcuni laghetti, ed è una zona chiamata Marinello oppure Mare Secco. Ecco, probabilmente questa zona nacque dal maremoto o dal terremoto che distrusse anche l'antica città greco-romana di Tindari.
Però esiste una bellissima leggenda sulla formazione di questa terra. Narra questa leggenda che una mamma molto devota alla Madonna, avendo una bimba malata, la pregò affinché la Madonna le facesse la grazia. Questa bimba in effetti guarì. Così questa donna prese la bambina e arrivò qui a Tindari per ringraziare la Madonna. Entrò in chiesa, si inginocchiò davanti alla statua, però rimase un momento perplessa. Notò questo suo colorito così particolare, così bruno, ed esclamò: «Ma io ho fatto tanta strada con la mia bambina per venire qui davanti a una Madonna che è molto più brutta di me». A questo punto la bimba scappò, si perse per la chiesa, aprì una porta, entrò in sagrestia, aprì una finestra e per guardare il panorama precipitò di sotto. La madre fece un urlo e disperata tornò dalla statua della Madonna pregandola per la seconda volta di compiere una grazia. Miracolosamente questa bimba fu trovata da un pescatore non sfracellata sulla roccia, ma che giocava su questa duna, su questa sabbia, su questa laguna che si era improvvisamente formata. A questo punto la donna tornò dalla Madonna, le chiese profondamente scusa e la ringraziò tantissimo per questa grazia. La lettura di questo santuario non è all'interno. All'interno si comprende se dall'esterno, sulla facciata, in alto si legge una frase di Monsignor Pullano, che è stato l'ideatore, il costruttore di questo santuario, dove c'è scritto: «Tutto è poco per te, o madre». Tutto quello che di bello c'è in questo santuario, dai marmi alle pitture, ai mosaici, è tutto frutto proprio di questa devozione, di questa fiducia del Vescovo nella Madonna, tant'è che si ripete spesso, diciamo, nel santuario l'espressione: «Madre mia, fiducia mia», la fiducia nella Madonna, è la madre della fiducia. Il santuario è bello per la ricchezza che ha anche del richiamo spirituale, perché ci sono tanti santi e tanti riferimenti biblici che ti danno, diciamo, una catechesi immediata, per cui se uno attentamente guarda, diciamo, parte per parte, dai mosaici che sono i misteri del rosario, che poi si concludono con l'incoronazione della Madonna, che è proprio il trono della Madonna in alto, quel trono che è di 15 quintali, per cui diciamo è maestoso, anche se sembra a guardarlo così semplice, così snellito, però ha tutto questo peso, e si concludono, vi dicevo, i misteri del rosario proprio con l'incoronazione della Madonna. In alto, nella volta, c'è una tela che è circa 60 metri ed è la gloria di Maria, e la Madonna che dalle cui mani vengono fuori due raggi di luce, ma ricchi di rose, sono le grazie che la Madonna elargisce sui suoi figli, mentre attorno alla Madonna ci sono degli angeli e proprio sotto la Madonna tante persone con la corona in mano che recitano il rosario.
Diciamo che la mia vocazione è nata quasi per caso. Sono stata invitata a venire qui a Tindare ragazzina, non sapevo cosa avrei incontrato. Proprio per uscire dal paese non ero mai uscita, ho accettato e sono venuta qui. Dicevo alle mie amiche starò massimo qualche anno e poi tornerò. Questo anno si è prolungato ormai da una vita, non è più finito. La mia vocazione è stato un crescendo, un cammino che man mano ho fatto. Certo non pensavo inizialmente di farmi suora, anzi. Nel vicinato mi conoscevano come una terribile. Nessuno credeva che io potessi, tuttora ci sono parenti che mi dicono ma chi doveva dirlo che doveva farsi la suora. E quindi è stato, come ho detto prima, un crescendo questa mia vocazione. Non c'è stato un momento particolare in cui io ho capito, è stata una crescita che più crescevo e più sentivo la necessità di stare qua e che questo sarebbe stato il mio posto. La nostra di sorelle speranzine della Madonna del Tindari in verità è nata senza essere progettata. Infatti quando Monsignor Cullano nell'anno 1956 diede l'annuncio che voleva costruire il santuario, non aveva nessuna intenzione di fondare un ordine. Man mano però che il santuario cresceva avvertiva la necessità di avere una presenza religiosa accanto al santuario che animasse un po' la vita del santuario. In quel periodo bussò a diverse congregazioni, precisamente a 30 congregazioni, però da tutte ebbe risposte negative. A quel punto, consigliato anche dalla congregazione per i religiosi, sempre però lui era ancora titubante, diede inizio alla nostra comunità. Oddio viene a salvarmi, Signore, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il fine specifico poi è quello di accrescere sempre più nei membri questa devozione in modo da trasmetterla anche agli altri. Avere molta attenzione ai pellegrini pregando per loro, perché il fondatore ci diceva sempre che abbiamo noi degli obblighi verso i pellegrini e i devoti. Lui sapeva benissimo quanto è stato importante il contributo dei devoti per la costruzione del santuario. Infatti buona parte del santuario si è potuto fare grazie alle offerte. Per questo ci raccomandava sempre di essere attenti, di avere questo senso di accoglienza sempre verso i devoti. Santuario curiamo molto l'attività pastorale, l'animazione liturgica, poi collaboriamo molto per la stesura e la preparazione del periodico della Madonna del Tindari, un periodico che va in tutto il mondo e abbiamo circa 60.000 abbonati. Abbiamo qua dei saloni in cui ospitiamo i pellegrini che lo chiedono e questi consumano la popolazione a sacco. All'incirca in un anno ospitiamo un 15.000 pellegrini nei saloni. Una persona tante volte che viene a fare un'offerta è carica di tanto dolore, di tanta ansia e tante volte fanno quell'offerta ma hanno bisogno di una buona parola. Ecco, è sempre questa presenza discreta senza invadere mai che noi siamo chiamati ad avere.
tantissime vengono piangendo perché hanno problemi di salute, problemi in famiglia. Evidentemente noi non possiamo risolvere i problemi della gente. Innanzitutto dobbiamo pregare. E poi quando vediamo questi dolori, quando veniamo a contatto con questa sofferenza, innanzitutto noi ringraziamo Dio per la nostra vita, che è relativamente tranquilla, non ha questi problemi. E poi quello che possiamo noi fare è avere questa presenza discreta, come diciamo prima, additando la Madonna anche come esempio di accettazione della volontà di Dio. Il santuario sembra essere stato costruito intorno a questa venerabile immagine, è antichissima. La Madonna è seduta su un trono retto da quattro pilastrini intagliati, dorati e dipinti, come simbolo della sede sapienze, come una basilissa imperatrice orientale. Lo sguardo è frontale e anche il bambino è in asse con la figura della Madonna. Il bambino in realtà presenta delle caratteristiche particolari perché sembra più un adulto che un bambino. Anche questo è un elemento fortemente significante della scultura, così come lo è il tenero toccare la mano della Madonna da parte del bambino stesso. Non si hanno moltissime notizie sull'origine e la produzione di questa scultura importantissima. L'arrivo leggendario della statua presso Tindari rivelerebbe il fatto che non è una produzione autoctona, locale, ma piuttosto è frutto di una circolazione internazionale di esempi, tanto è vero che la scultura è stata messa in relazione con altre sculture francesi, in particolare della Borgogna e dell'Alvernia, con la famosa scultura di Prete Martino, oggi ai Musei Statali di Berlino, in realtà proveniente da Borgo San Sepolcro, con la Madonna di Acuto, che si trova a Palazzo Venezia a Roma. Insomma, è un crogiolo di elementi di derivazione orientale, come il copricapo che è istoriato e dipinto con elementi addirittura ellenistici, e al tempo stesso elementi occidentali tipici della scultura del Nord Europa. Il complesso restauro effettuato alla fine degli anni 90 ha permesso di mettere in luce la struttura antica della scultura, che per lungo tempo fu occultata da elementi estranei come paglia, carta, stoffe e cinque strati di pitture sovrammesse che avevano reso irriconoscibile l'autentica natura medievale della scultura, che si attesterebbe fra la fine dell'XI e il XII secolo. La statua è stata realizzata utilizzando un legno incavato, cedro del Libano, il che potrebbe far propendere per una origine orientale della scultura stessa. Questa immagine, ora restaurata e riportata al primitivo splendore, è stata collocata già fin dalla costruzione nel nuovo santuario, dove Monsignor Pullano la collocò nel 1977 sull'artistico trono di bronzo retto dagli angeli. Nell'antico santuario, a memoria della sua presenza millenaria, è stata realizzata invece una nuova copia, quasi conforme a questo originale, che viene utilizzata sia per la processione della statua della Madonna, sia per la peregrinazio che si svolge in diverse parrocchie annualmente, perché il legame con la Madonna continua anche nei paesi e nelle zone da cui i pellegrini provengono.
andando in giro nella nostra costa tirrenica o ionica si possono trovare molte piccole icone dove la statua della Madonna viene ripresentata e pregata dai fedeli. E quando da qui, dal santuario, ci spostiamo recando questa copia dell'originale della statua, diventa per tutte le parrocchie un momento di grande rinnovamento spirituale. Sei in ascolto di Radio Tindari, 102 200 87 750 in modulazione di frequenza. Sono il direttore della radio, Radio Diocesana della Diocesi di Patti, che si trova qui nel nostro santuario mariano di Tindari. Sono sacerdote da 17 anni. Dal 2002 svolgo questo servizio come direttore della radio, un servizio che mi è stato chiesto dal Vescovo all'improvviso perché bisognava sostituire un altro sacerdote che era stato chiamato ad un altro servizio, e ho iniziato questo servizio, dico molto francamente, senza avere nessun elemento di professionalità, di competenza, e mi sono dovuto anche industriare in un certo qual modo anche per acquisire gli elementi più essenziali per poter condurre una esperienza come questa, che è arrivata già al settimo anno. A proposito, ogni sera dalle 19.30 alle 20.15, dal lunedì al venerdì, noi siamo qua. Trasmissione condotta nello studio 2 da Padre Enzo e Tommaso. Il servizio mi dà la possibilità di poter entrare, diciamo così, in punta di piedi attraverso questo prezioso strumento che è la radio, in tantissime case, anche in molte automobili in movimento, in viaggio, di molti nostri ascoltatori che sono sintonizzati sulle frequenze della nostra radio e seguono con assiduità anche la nostra programmazione. Gentilissimi radioascoltatori, dagli studi di Radio Tindari, da dove vi parlo, giungo a tutti voi come sempre il mio cordiale saluto. Un cordiale saluto che vuole raggiungere in modo particolare quelli che siete più affezionati nel seguire la nostra emittente. Ogni sera alle ore 19.30, dal lunedì al venerdì, in diretta su Radio Tindari, potete seguire la trasmissione Noi siamo qua, con l'ascolto di buona musica, con la proposta di qualche simpatico e utile proverbio della nostra tradizione popolare, con l'ascolto di qualche poesia che ci dà la possibilità, nel nostro dialetto e nella nostra lingua siciliana, di ascoltare tanta saggezza che ci arriva da molto lontano e che, seguendola e accogliendola nel nostro cuore, ci porta molto lontano. Sono un insegnante di lettere, oltre che appassionata di letteratura, e in collaborazione con una casa editrice da alcuni anni mi occupo di ricerca e di approfondimento storico letterario. Mi sono occupata in maniera particolare di Tindari in occasione della mia tesi di laurea, ben 12 anni fa, studiando una parte che fino a questo momento non era stata presa in considerazione in maniera meticolosa, così come la mia insegnante allora mi propose. Perché proprio attraverso la monetazione di Tindari era una zecca di Stato durante l'età greca prima e durante l'età romana dopo, è stato possibile ricostruire una parte della storia che purtroppo le fonti letterarie di Tindari non ci hanno tramandato. Tindari, oltre che essere una località di culto, appunto come dicevo prima, è anche una località della storia, una storia particolare che affonda le sue radici nel mito.
isole dolci del Dio, oggi massali e tichini in cuore. Salgo vertici aerei precipizi, assorto al vento dei pini, e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria, onda di suoni e amore. E tu mi prendi da cui male mi trassi, e paure d'ombre e di silenzi. Non a caso Salvatore Quasimodo, uno dei più celebri poeti dell'ermetismo italiano, proprio rievocando in Vento a Tindari la suggestione mitica del luogo, inizia la sua poesia facendo riferimento all'immagine visiva, all'impatto visivo che noi abbiamo con le mitiche terre del vento e del fuoco. Qui di fronte a noi Vulcano, la geografia omerica aveva posto la fucina del dio del fuoco e subito dopo Lipari o isola di Eolo, il dio dei venti. Cioè, sembra quasi di poter toccare in un certo senso la sacralità del luogo attraverso questa suggestione del dialogo possibile tra gli dei e gli uomini. Ricordiamoci che proprio qui appunto Ulisse è il primo uomo a ricevere dagli dei il dono del vento per poter farne uso. E Quasimodo proprio nella sua poesia Vento a Tindari, dicevo, rievoca questa immagine, però la poesia diventa anche rievocazione suggestiva e tormentata del ricordo della giovinezza. Tindari proprio nel passato aveva un valore sacro, era un luogo sacro per eccellenza. E propriamente dalle sue monete che noi abbiamo scoperto come il culto dei divini fratelli Dioscuri, tra l'altro Tindari ha il nome del re Spartano, che era considerato il padre umano di questi divini fratelli, è già presente dall'antichità, addirittura a partire dall'età di Agatocle, siamo nella metà del IV secolo a.C., e testimonia un culto molto intenso, perché se Tindari può coniare le sue monete e divulgarle con una simbologia così forte, così significativa, vuol dire che già si conosce l'autorità di Tindari nell'ambito delle colonie greche. Il passato scompare, il mondo mitico, il mondo fatto di dei falsi e bugiardi, per citare Virgilio, è destinato a sparire per lasciare posto ad una religiosità molto più forte, ad una religiosità molto più vera. E venendo a Tindari si respira effettivamente un'aria sacra, non soltanto perché questa statua della Madonna Nera sembra accogliere e al tempo stesso indicare la via a chi si rivolge a lei per ottenere una grazia, ma anche solo la materna comprensione o la materna intercessione presso Dio, ma anche perché il silenzio di questi posti ispira alla preghiera, ispira alla meditazione, ispira a questa ricerca di divino che l'uomo di ogni tempo ha sentito, ma che forse nella nostra contemporaneità sta diventando un'esigenza mal repressa e mal espressa, ma sicuramente è diventata esigenza. Qua per testimoniare una tradizione praticamente che a me e a noi come famiglia tanto cara, verso la Madonna di Tindari, che è una tradizione che facciamo con devozione, con fede, da molti anni. Io praticamente che vengo a Tindari da quando ero bambino. Inizialmente i miei genitori mi portavano con il treno, poi siccome nel nostro paese praticamente c'è un pellegrinaggio che si fa ogni anno a piedi, e premetto che il paese dove abito dista da qua circa 100 km e quindi percorrere 100 km a piedi, dico, non è così facile, quindi si deve sentire effettivamente
e ci vuole una fede abbastanza forte per venire presso la Madonna. E facciamo questo pellegrinaggio noi come famiglia, però dico anche tutti i paesani. Infatti ogni anno ci raduniamo tra virgolette, perché per noi è come un raduno, è come un appuntamento che ogni anno vogliamo rinnovare per, proprio per venire ed essere protetti dalla Madonna, cioè essere avvolti dal suo manto, per venire a dire, per venire a raccontare tutto quello che abbiamo nel cuore. Noi partiamo il giovedì l'ultimo giovedì del mese di maggio di ogni anno e praticamente arriviamo a Tindari il venerdì, quindi camminiamo abbastanza. E, dal nostro paese partiamo intorno alle 3 di pomeriggio e arriviamo in aperta montagna per le 7, 7 e mezzo. Allora si cena, poi c'è l'appuntamento per dire il rosario, si riposa qualche oretta e poi verso l'una e mezzo così di notte si riparte sempre attraverso le montagne per raggiungere questa meta, per raggiungere questo posto così tanto desiderato. Per quanto riguarda la nostra famiglia, si tramanda appunto perché dico ci sono i miei genitori che da tanto tempo che lo fanno, che fanno questo pellegrinaggio, c'è stato mio zio che ora purtroppo non viene più a piedi ma continua a venire o con il pullman o con la macchina, che era praticamente uno dei capisaldi di questo pellegrinaggio, perché per circa 57 anni assieme ad altri naturalmente dico è riuscito a portare il pellegrinaggio qua. Naturalmente quando si arriva qua siamo abbastanza stanchi, però nello stesso tempo siamo felici, siamo contenti, quindi la stanchezza passa in secondo piano, non l'avvertiamo. E un'altra cosa che mi viene ora in mente, che addirittura ci sono state delle persone, e ci sono ancora, che vengono facendo dei voti verso la Madonna, cioè nel senso che ci sono delle persone che vengono senza scarpe, scalzi, oppure dal paese fino ad arrivare qua, oppure delle persone che vengono perché fanno un voto alla Madonna, che vengono senza mangiare durante il tragitto, oppure che vengono senza parlare durante il tragitto. Quindi queste sono testimonianze abbastanza forti secondo me. La Madonna è nera perché lei è la madre della Chiesa, la figura della Chiesa, l'emblema della Chiesa, e la Chiesa è nera per i suoi peccati,
per i nostri peccati, perché noi siamo la Chiesa, ma la Chiesa è bella perché nella Chiesa ci sono i santi, c'è lo Spirito Santo, c'è la Santissima Trinità. La Chiesa è nera perché qualche volta può essere tentata, in me che sto parlando, di perdere la tensione iniziale, ma è bella perché in essa non mancano mai, in nessuna parte, in nessun tempo, le persone, i santi, che questa tensione la riprendono e si fanno da essa riprendere. La Madonna nera ma bella. Qualche volta qualcuno mi dice: ma non c'è una inclinatura, qualche cosa che lascia pensare al razzismo? Manco per idea. Il nero di cui si parla qui non ha a che fare per niente al razzismo, che è una cosa che abbiamo inventato noi e che non è presente nella Bibbia, non è presente nella Santa Vergine. Allora invito tutti quelli che sono venuti o quelli che ancora non sono venuti a venirsi a porre sotto l'ala protettrice della nostra nera ma bella Regina di Tindari. Oltre alla spiritualità del luogo, oltre al panorama e la natura bellissima, oltre all'aura che si percepisce dai resti del passato, ciò che qui colpisce è l'ininterrotto corteo di persone che salgono fin quassù. Un popolo chiassoso e vitale che visita senza sosta il tempio che venne dedicato nel marzo del 1979 alla Beata Vergine della Fiducia. Ed è con la fiducia del figlio che sa di essere amato che tutti, pellegrini, fedeli e turisti, si rivolgono alla Madre Celeste perché interceda chi per una grazia, chi per un aiuto, chi per una benedizione, al corpo o all'anima. Mentre ci sono i